Io ti vedo. Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ciao. Sei, diciamo, sicuramente in macchina perché vediamo l'ombra di una Adesso macchina. sì, mi sono fermato, ma adesso sto per scendere, quindi. Stai per caso fotografando l'immondizia capitale? Perché Fabrizio Santori, oltre ad essere appunto un analista e un docente della strategy business, è anche un politico molto giovane, ma insomma molto ferrato perché io lo conosco, è stato sempre a fare politica sul territorio a Roma, nei municipi romani, che sapete sono dei mini comuni, quindi insomma ha una grande esperienza e formazione. Come vanno le cose a Roma, Fabrizio? Prima di cominciare, hai fatto qualche fotografia delle tue sull'immondizia capitale? Oggi sono stato a Via Dante da Maiano, nel quarto municipio, estrema periferia est, diciamo, di Roma, e ho fotografato un'intera discarica abusiva di una via lunga circa 500 metri. Pensate, in quella via ci sono anche delle catacombe che sono devastate dalla presenza di rovi, degrado, oltre che della discarica che si è formata nel corso del tempo perché nessuno controlla, non funzionano le isole ecologiche dell'AMA qui a Roma, quindi è una situazione davvero Ecco, Fabrizio, per esplosiva, le nostre esplosiva. ascoltatrici e ascoltatori, io spesso scrivo di queste cose, puoi spiegarci perché siamo arrivati a questo punto a Roma e perché il caso dell'immondizia romana non è un caso più territoriale, più romano, ma un caso capitale sta diventando e può investire tutto. Ecco, spiegaci il motivo, perché sta diventando un caso di igiene pubblica anche, no? Di salute pubblica. È una situazione sconvolgente. Qui a me arrivano Fabrizio, insomma fermati, foto. altrimenti non ti sentiamo bene. Trova Arrivano in un punto. continuazione foto, video di situazioni particolari che ci sono nella città di Roma, quindi immondizia ovunque intorno ai cassonetti, perché i camion non sanno dove andare a portare l'immondizia, quindi i camion non passano, alcune volte i camion stessi di immondizia hanno sul proprio carico l'immondizia che rimane tutta la notte senza essere scaricata perché gli impianti sono colmi, non c'è stata un'azione di pianificazione da parte di Zingaretti, quindi come Regione Lazio che dovrebbe occuparsi del piano dei rifiuti e il Comune di Roma di gestire l'immondizia e quindi portarla all'interno delle discariche. Questo non avviene nella città di Roma perché, ripeto, non è stato chiuso il ciclo dei rifiuti, mancano degli impianti sul territorio, non ci sono disponibili nella provincia perché laddove si va a posizionare l'immondizia anche lì sono terminati gli spazi perché non se ne sono costruiti in 7 anni di gestione Zingaretti, questo è il risultato. Quindi è una collaborazione in negativo tra Raggi e Zingaretti che continuano a rimpallarsi le responsabilità, quindi l'uno accusa l'altro, ma di fatto nulla è stato messo in campo per cercare di risolvere.